Signorina. Amici l'ascolto è il più cordiale, buonasera, l'ultima giornata della seconda fase per quanto riguarda il campionato di Bile Eccellenza, dunque si gioca tutto in un'unica gara, l'Opinione Porto San Giorgio al cospetto della Fantibola. All'andata l'Opinione riuscì a vincere di 9 punti sul campo proprio della Fantibola. Vedremo oggi cosa potrà succedere per l'ingresso ai playoff valevoli poi per la Serie A finale. San Giorgese in maglia verde, mentre la Fantimola risponde in una maglia rossa. Arbitra un incontro, e signori, Gori di Padova e Bombino di Milano. Aspettiamo i quintetti in campo prima di dare il via a questa nostra telecronaca. C'è un molto molto importante per ambedue le formazioni. Chi perde è fuori dai playoff, chi vince entra nelle playoff per la promozione in Serie A2. Quintetto della Fantimola, con il numero 4 Bortolon, con il numero 5 Barbiero, con il numero 7 Tulli, col numero 9 Lorenzi, col numero 14 Foiera. Risponde l'Opinione Porto San Giorgio con Tortolini, Scabini, Bonazzi, Zonca e Zorzi. Vedremo che gara sarà questa importantissima, che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni quest'oggi al Palasport di Porto San Giorgio. Salto a due tra Foiera e Roberto Tortolini. C'è un pubblico delle grandi occasioni quest'oggi al Palasport di Porto San Giorgio. Mi sembra di essere ritornati ai tempi della Serie A. Tortolini dunque all'assalto 2 con Foiera. Primo pallone recuperato da Claudio Scabini. E primo attacco per l'Opinione Porto San Giorgio. Scabini contro Scabini, Bortolon. Scabini per Zonca, difesa individuale per la Fantimola. Zorzi sotto per Ottavio Bonazzi. Buon movimento di Bonazzi, non va. Si lotta a rimbalzi, controlla Tortolini. Gancio, segno. Va a segno Roberto Tortolini. E seguiamo l'attacco di Barbiero per la Fantimola. Chiuso Barbiero, raddoppiato, palla sotto, si lotta, poi esce fuori, rimessa Opinione. Dunque rimessa per l'Opinione Porto San Giorgio, 2-0 in favore della formazione di Bruno Impaloni. Attacca Claudio Scabini per la formazione di maglia verde. Su Scabini gioca ora Barbiero in marcatura. Zonca per Ottavio Bonazzi. Esce Zorzi, è la sua mattonella quella, sbaglia, poi c'è fallo in attacco commesso da Bonazzi. Primo fallo per Ottavio Bonazzi, fallo commesso in attacco, e si riprende con la rimessa in gioco per la Fantimola. 2-0 per la compagine della San Giorgese. Rimessa per Bortolon, Paolo Bortolon in palleggio. Su Bortolon gioca Ottavio Bonazzi, prova a penetrare Bortolon, sotto mano, sbaglia, rimbalzo di Tortolini, perde quasi palla, la recupera Scabini. Prova da tre Scabini, va a segno Scabini, esplode subito il Palasport di Porto San Giorgio. 5-0 per l'Opinione. Barbiero prova ad attaccare ora Imola con Tulli. Tulli riapre, c'è rimessa con 19 secondi per andare al tiro in favore della Fantimola. Ed è Bortolon, Lorenzi, Barbiero. Lob sotto per Bortolon, la stoppata di Tortolini. Recupera palla Scabini. Scabini per Zonca in angolo da tre. Va a segno Zonca. 8-0 il parziale. Esplode ancora il Palasport San Giorgese. Inizio a razzo dell'Opinione Porto San Giorgio. Ora c'è fallo commesso da Claudio Scabini. Primo fallo per Scabini, 8-0 per l'Opinione. Time out subito richiesto da coach Zappi, e parliamo con Massimiliano Viti. Partenza a razzo dell'Opinione, 8-0, e subito una pietra miliare verso il successo finale. Inevitabile il minuto chiesto dal coach Zappi, sospinto da un pubblico meraviglioso che gremisce il Palasport. La San Giorgese Opinione è riuscita subito ad andare 8-0 e potrebbe essere anche un vantaggio importante. Siamo solo all'inizio, comunque la partita è ancora tutta da giocare. Ottima la prestazione in difesa della San Giorgese
è in attacco con i suoi tiri da tre punti, Scavini e Zonga che stanno aprendo la difesa avversaria. Time out dunque che è terminato, si riprende a giocare 8-0 per l'Opinione Porto San Giorgio nei confronti della Fantimola. 18 minuti, 17 secondi al termine del primo tempo, ci sarà rimessa in attacco per la formazione di Zappi dopo il fallo di Claudio Scavini. Seguiamo la rimessa in attacco per Bortolon. Bortolon per Lorenzi, prova Lorenzi a giocare l'uno contro uno, palla recuperata poi da Tulli, da tre va a segno Tulli. Otto a tre ora il parziale. Scavini, Zonca, prova Zonca, non prende neanche il ferro, Zonca recupera palla Bonazzi, prova a penetrare Bonazzi, va a segno Bonazzi. 10 a 3, più 7 Opinione. Barbiero, prova Barbiero, arresto e tiro di Barbiero, a segno. Primi due punti per Barbiero, ora più 5 per l'Opinione Porto San Giorgio. Claudio Scabini in palleggio, Zonca sotto per Zorzi, va Zorzi, infrazione di passi, rimessa per la Fantimola, Barbiero per Bortolon, prova subito la penetrazione Bortolon, c'è fallo commesso da Bonazzi, secondo fallo, secondo fallo per Ottavio Bonazzi. 17 minuti 14 secondi al termine del primo tempo, 10 a 5, la parziale in favore dell'Opinione Porto San Giorgio. Rimessa in zona d'attacco per la Fantimola con Barbiero, Barbiero per Tulli, prova Tulli a penetrare su Zonca, c'è fallo su Tulli, è fallo commesso da Enrico Zorzi, primo fallo per Zorzi. Tulli andrà in lunetta per due tiri liberi. Siamo questi due tiri liberi per Tulli. Va a segno il primo di Tulli, quarto punto per lui. Ancora un tiro libero per Tulli. Più 4 l'Opinione. Ancora a segno Tulli, quinto punto. E ora è tornata a meno 3 la formazione della Fantimola dopo un parziale iniziale di 8-0 in favore dell'Opinione. Bonazzi, Zonca, prova a penetrare, riapre per Zorzi, palla in angolo per Bonazzi, arresto e tiro di Bonazzi, a segno Bonazzi, quarto punto per Ottavio Bonazzi. 12-7, più 5 per l'Opinione Porto San Giorgio. Barbiero, Barbiero per Bortolon, sempre in difesa individuale. Bortolon prova a sfruttare un blocco, palla poi per questo tentativo da tre che va a segno da parte di Lorenzi. Perde palla l'Opinione, la recupera Barbiero, deve recuperare due punti la Fantimola. Barbiero, perde palla Barbiero, non riesce a recuperarla Scavini, palla fuori, 18 secondi per andare al tiro per la formazione della Fantimola. Bortolon, c'è ancora questo tentativo da tre di Lorenzi, a segno, e primo vantaggio ospite, 13-12, più uno ora per la Fantimola. Perde palla Scabini, la opera di Bortolon, va a segno Bortolon, primi due punti per Paolo Bortolon. 15-12, ora più 3 per la Fantimola. Bonazzi, Zorzi, Scavini, finge il tiro da tre, va da due Scavini, va a segno Scavini, quinto punto per Claudio Scavini, meno uno ora Opinione. Barbiero, prova a penetrare Barbiero, è chiuso, palla sotto e va a segno Foiera, primi due punti per Foiera, più tre Fantimola. Scavini, siamo all'attacco di Scabini, Bonazzi, ora c'è fallo commesso da Foiera nei confronti di Roberto Tortolini,
Primo fallo per Foiera, primo fallo di squadra anche per la compagine della Fantimola. Rimessa per l'opinione, Scabini, Bonazzi. Prova Bonazzi a penetrare. Va a subire il fallo ancora di Foiera. Secondo fallo di Foiera. In lunetta Ottavio Bonazzi per due tiri liberi. Lunetta dunque Bonazzi, due tiri liberi per lui. Più tre per la Fantimola. Ottavio Bonazzi dunque in lunetta va a segno, quinto punto personale per Bonazzi. Ricrucia un po' le distanze, meno due ora per l'opinione. Ancora Ottavio Bonazzi in lunetta. A segno Bonazzi, sesto punto. Torna meno uno, l'opinione Porto San Giorgio. Bortolon. Lob di Bortolon, palla fuori, rimessa opinione. Roberto Tortolini. Claudio Scabini in palleggio. Siamo all'attacco dell'opinione Porto San Giorgio, da una difesa schierata da parte della Fantimola. Uomo. Zorzi, serve Zonca. Zonca ancora in angolo per Scabini, bomba di Scabini, corta, rimbalzo di Bortolon. Prova Bortolon. Ancora per Barbiero. Seguiamo l'attacco di Barbiero. Arresto e tiro di Barbiero, a segno. Quarto punto per Barbiero, torna più tre. La Fantimola. Scabini. 14 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo, 19 a 16. Prova a penetrare Bonazzi, lo scarico per Zorzi da 2. Sbaglia Zorzi. Rimbalzo controllato dal numero 9 Lorenzi. Ora è Bortolon. Bortolon che porta palla. Si fa vedere Tulli. Si prepara Emilio Compagnoni sulla seggiola del cambio. Palla sotto ancora per Foiera, va a segno Foiera. E c'è time out richiesto da Bruno Impaloni. Massimo vantaggio Massimiliano per la Fantimola, 21 a 16 dopo l'inizio devastante dell'opinione Porto San Giorgio. L'Imola ha risposto da grandissima squadra al break iniziale della San Giorgese e adesso è a più 5. Ha recuperato grazie ai tiri da tre punti del numero 9 Lorenzi, che anche adesso ha fornito un bellissimo assist sotto canestro. E come aveva chiesto Zappi per time out Zappi per arginare la San Giorgese, e così il coach della squadra di casa l'ha chiesto adesso per rimettere a posto le sue fila. Comunque bellissimo la cornice di pubblico e speriamo che tutto vada in porto per il meglio per la San Giorgese. E riprendiamo dopo il time out con la palla in mano all'opinione, che ha fatto entrare in campo Emilio Compagnoni al posto di Enrico Zorzi, alzando un po' il quintetto. C'è anche accenno di pressing sulla rimessa, Scabini. Scabini lotta con Barbiero. Zonca, Tortolini. Va a segno Tortolini. Quarto punto per Roberto Tortolini. Torna a meno tre l'opinione. Barbiero. Barbiero gioca in marcatura a Scabini. Sbaglia Barbiero ma c'è fallo. Lo ha commesso Bonazzi, attenzione, terzo fallo. Terzo fallo per Ottavio Bonazzi. Esce Bonazzi, entra Casicci. Questo è il cambio che propone Bruno Impaloni. In lunetta dunque Barbiero. Vediamo questo tentativo di Barbiero, due tiri liberi per lui. A segno il primo di Barbiero. Quinto punto per lui, più quattro ora Fantimola. Ancora Barbiero. A segno Barbiero.
6 punti personali e più 5 per Imola. Zonca, Casicci, Compagnoni, ancora per Zonca, prova a penetrare Zonca, va a forzare, sbaglia, si lotta rimbalzi, recupera Foiera per Barbiero, transizione di Bortolon per Tulli, c'è fallo in attacco di Tulli, primo fallo per Tulli, si riprende con la rimessa per l'Opinione Porto San Giorgio. Casicci per Scabini, 12 minuti e 50 secondi al termine del primo tempo, 5 punti da recuperare per l'Opinione. Casicci in angolo per Zonca, Compagnoni, prova a penetrare Compagnoni, riapre per Tortolini, penetra Tortolini e va a schiacciare Tortolini, sesto punto per Roberto Tortolini. Torna meno 3 l'Opinione, Barbiero, Barbiero per Tulli, c'è fallo in attacco di Tulli, l'arbitro non lo vede, canestro poi di Tulli, settimo punto per Tulli, prepara cambio anche Zappi quando la sua squadra è in vantaggio di 5 punti, 25 a 20, Compagnoni, Scabini, l'angolo per Casicci, sotto ancora per Tortolini, penetra Tortolini, c'è fallo, infrazione di passi, ci siamo gli arbitri. Dunque si riprenderà con la rimessa per la Fantimola. Intanto nella Fanti è entrato Zanetti, è uscito Foiera. Siamo alla rimessa in gioco per la Fantimola, che ha 5 punti di vantaggio nei confronti dell'Opinione Porto San Giorgio. Barbiero per Bortolon. Bortolon in lotta con Casicci. Andiamo allo schema, Bortolon addoppiato, prova la penetrazione, c'è fallo commesso da Casicci, primo fallo per Casicci e sesto fallo di squadra per l'Opinione Porto San Giorgio. Rimessa in attacco per Imola, Barbiero per Bortolon, va a segno Bortolon, quarto punto per Bortolon, massimo vantaggio per Imola, 27 a 20. Casicci, Zonca, ancora Casicci, ancora per Zonca, palla sotto per Compagnone, c'è fallo commesso da Lorenzi, primo fallo per Lorenzi, rimessa in zona d'attacco per l'Opinione Porto San Giorgio, se ne incarica Casicci, palla per Scabini, bomba di Scabini, non va, palla fuori, rimessa per la Fantimola, più 7, possesso di palla in mano per la formazione di Zappi, buon margine, mentre si prepara a fare il suo ingresso in campo Francesco Gambacorta. Barbiero, ancora per Bortolon, Tulli, va Tulli a forzare, ma va a segno Tulli, non appunto per Tulli, 29 a 20 più 9 ora per Imola. Scabini, penetra Scabini, c'è il fallo commesso da Barbiero, primo fallo per Barbiero, vediamo che si chiede la convalida del canestro, discutono i due arbitri, Scabini va in lunetta, due tiri liberi per Scabini, tre liberi molto importanti per il playmaker locale, a segno il primo di Scabini, sesto punto per Claudio Scabini, meno 8 Opinione, ancora Scabini a segno,
c'è cambio, esce Scabini ed entra a gamba corta nelle file dell'Opinione Porto San Giorgio. Barbiero, Barbiero per Tulli, ancora Barbiero, molto fuori Barbiero, palla in angolo per Bortolon da tre, corto, un balzo di Casicci, prova a spingere Casicci, contropiede, Compagnoni, c'è fallo su Compagnoni che poi recupera e realizza, incredibile. Primi due punti per Compagnoni, poi c'è deviazione, rimessa Parimola. Barbiero lotta con gamba corta, meno 5 per l'Opinione, poi in angolo per Bortolon, palla sotto per Tulli, buon movimento di Tulli, l'errore, si lotta all'imbalzo, Tulli recupera, poi si lotta ancora, stavolta è gamba corta che controlla, c'è anche il fallo commesso dal numero 10 Zanetti, primo fallo per Zanetti, primo fallo dunque per Zanetti. 10 minuti esatti al riposo, 5 punti da recuperare per l'Opinione Porto San Giorgio. Casicci, lui che funge da playmaker, su lui gioca Barbiero, Casicci per Zonca, un po' in ombra in questo momento, ma conoscendo il giocatore potrà probabilmente ritornare, molto molto utile, prova Zonca, sperde palla Zonca, Barbiero 3 contro 1, Barbiero appoggiato al tabellone e va a realizzare. Ottavo punto per Barbiero, 31-24, più 7 per Imola. Rimessa per l'Opinione Porto San Giorgio. Gamba corta. 7 punti da recuperare per la formazione di Bruno Impaloni. Zonca per Compagnoni, prova a penetrare, riapre, gamba corta, sotto per Tortolini che non si avvede del passaggio, palla fuori, rimessa per la Fantimola. Bortolon sulle 31-24. Barbiero, ancora per questo negativo di Bortolon, palla sotto, riapre ancora per Barbiero, prova Barbiero, da tre, ma segna Barbiero da tre punti. Undicesimo punto di Barbiero e massimo vantaggio, più 10 per la Fantimola. Casicci, Compagnoni, gamba corta, Zonca. Sbaglia Zonca, si prepara ad entrare in campo Giampieri, Barbiero, vediamo se la difesa che ha preparato Impaloni funziona, infrazione forse di doppio palleggio di Bortolon, dunque si prosegue, c'è deviazione di Casicci, palla fuori. Opinione di alcuni momenti, gioca la 1-3-1, ora c'è questo tentativo da 3, ancora segno da parte di Lorenzi. 37-24, più 13, cambio, esce Zonca ed entra Giampieri. C'è pressing sulla rimessa, gamba corta. Palla per Tortolini. Compagnoni perde palla, incredibile, recupera Barbiero. Prova la 3 Bortolon, va a segno. Settimo punto per Bortolon, ora più 16. Time out subito richiesto da Bruno Impaloni, incredibile lo svolgimento della gara, Massimiliano. Break che potrebbe essere veramente consistente. San Giorgese in barca, cioè ha fatto degli errori incredibili. Un grandissimo Barbiero con le palle recuperate, dei tiri da 3. Ha proprio messo un solco profondo tra la San Giorgese e la sua squadra.
palla aperta di Zonga, non riescono a fare un passaggio né un palleggio. Sicuramente questa non è una squadra che ha provato ai playoff. Adesso sono 16 punti e un divario abbastanza importante. E speriamo nel cuore della San Giorgese, anche se l'Ivola non sta sbagliando niente e ha, come ripeto, giustamente punito degli errori incredibili della squadra di casa. Si riprende a giocare Tortolini per la rimessa, vanno a pressare anche il giocatore di Zappi sulla rimessa. Gamba corta. Corta per Casicci, in angolo per Giampieri. Con la gamba corta prova a penetrare, lo scarico, palla fuori, rimessa a Pignone. 17 secondi per andare al tiro. Beh, Francesco gamba corta, pronto a rimettere in gioco il pallone. Tortolini perde quasi palla, Giampieri la recupera, torna per gamba corta. Compagnoni, 9 secondi per andare al tiro, bisogna tirare, Giampieri penetra, va al tiro in sottomano, l'errore, recupera ancora il rimbalzo Imola, palla fuori per gli arbitri, comunque Barbiero è riuscito a recuperarla. Bortolon in angolo per Tulli da 3, stavolta è corto, rimbalzo di Tortolini per gamba corta, penetra gamba corta, c'è il fallo commesso dal numero 10 Zanetti, secondo fallo per Zanetti, rientra Zonca, esce Giampieri. In lunetta Francesco gamba corta, 2 tiri liberi per lui. Seguiamo i 2 tiri liberi per gamba corta. Segna il primo. Primo punto per lui. Secondo tiro libero per gamba corta. Assegno. Sblocca un po' la situazione gamba corta sulla 40-26. Bortolon. Qui gioca ora in marcatura Casicci, è tornato a uomo dopo un accenno di 1-3-1. L'opinione Porto San Giorgio. Prova Bortolon. Esce Tulli. Buona difesa, opinione, ancora Tulli. Non mette in frazione di passi in partenza, poi c'è sfondamento per Tulli. Secondo fallo. Rimessa per l'opinione Porto San Giorgio con Casicci. Gamba corta. Con la gamba corta, Zonca. Perde quasi palla, la recupera. E apre ancora per gamba corta. Casicci, prova da 3 Casicci. Va a sbagliare, rimbalzo comunque di Compagnoni. C'è fallo su Compagnoni. Vediamo chi l'ha commesso. Fallo di Zanetti, terzo fallo. Terzo fallo per Zanetti. In lunetta Emilio Compagnoni. Bisogna ricucire lo strappo. A 6.41 dal termine. Compagnoni sulla linea del tiro libero. Va a segno il primo di Compagnoni. Terzo punto per lui. Ancora Compagnoni in lunetta. Assegno Compagnoni, quarto punto, parziale di 4-0 per l'opinione, torna a meno 12. Bortolon, siamo all'azione di Bortolon, raddoppiato, prova a penetrare su Casicci, è chiuso, deve riaprire per Tulli, va al tiro Tulli da 2, va a segno Tulli. Undicesimo punto per Tulli, riparte gamba corta. Zonca, Casicci, in angolo ancora per gamba corta, la penetrazione, lo scarico per Tortolini, va a segno Tortolini, ottavo punto per lui, sulla penetrazione di Francesco gamba corta, potrebbe essere questa una chiave di lettura della gara, Barbiero, ora c'è fallo in attacco di Bortolon, gli arbitri hanno opinioni diverse, uno fischia fallo a Casicci, l'altro fallo in attacco a Bortolon. Decide comunque il primo arbitro e dunque fallo a Casicci, secondo fallo a Casicci, incredibile comunque. Casicci, secondo
in rimessa in gioco per Bortolon. Prova da tre Lorenzi, va a sbagliare, rimbalzo controllato da Tortolini per Gambacorta. Spinge a Francesco Gambacorta. Casicci, Compagnoni, sotto per Zonca. Prova da tre Zonca, è corto il tiro di Zonca. Rimbalzo di Zanetti. Palla giocata ora da Barbiero. 5-24 al termine del primo tempo, 42 Fantimola, 30 Opinione. Bortolon. Tortolini prova a chiudere. Sale ancora Lorenzi da tre, va a segno Lorenzi. 12° punto per Lorenzi, torna più 15. Fantimola, gamba corta. Tortolini, Zonca, Compagnoni da tre, si lotta in rimbalzi, palla in attacco a Zonca, primo fallo, scatta il bonus, si va in lunetta. Massimiliano, le cose precipitano un po'. Zonca è completamente fuori dal match, in pallone è costretto a rigiocarsi Bonazzi con tre falli. Sempre 15 punti avanti con Imola, che ha trovato nel numero 9 Lorenzi, un tiratore da tre punti incredibile, ha sbagliato un tiro solo. E adesso altri due tiri liberi per incrementare il vantaggio. Speriamo adesso nel secondo tempo e la Sangiorgese deve mettere tutto l'orgoglio. Ma segno intanto Zanetti, primo punto della gara. 46-30, ancora Zanetti in lunetta. A segno, massimo vantaggio per Imola, 47-30. Compagnoni, perde palla all'Opinione, la recupera comunque a gamba corta. Casicci, ancora gamba corta, prova la bomba, gamba corta, va a segno. Quinto punto per gamba corta, 47-33, Barbiero. Sempre Barbiero in palleggio. Prova Barbiero a penetrare, poi c'è fallo in attacco di Zanetti, quarto fallo. Quarto fallo per Zanetti. Torna in campo Foiera per la Fantimola. Esce Zanetti. 4 minuti 6 secondi, rimessa per l'Opinione. Casicci, in angolo per Zorzi con la gamba corta. Casicci sotto per Bonazzi, buon movimento di Bonazzi che poi è costretto a riaprire. Infrazione di passi per Bonazzi. Bortolon, sempre Casicci su Bortolon che va a sfruttare il blocco, poi prova a penetrare, c'è fallo di Casicci, terzo fallo per Casicci. Fallo a Casicci, due tiri liberi per Bortolon. Il lunetta a Bortolon dunque per due tiri liberi. Come 14 punti di vantaggio a 3.36 dal riposo. Paolo Bortolon in lunetta dunque. Finora per lui 7 punti. Segno Bortolon, ottavo punto per lui, 48-33, sbaglia il secondo, rimbalzo controllato da Casicci, Zorzi, ancora Casicci,
L'angolo per gamba corta, Monazzi sotto per Zorzi, dal tiro Zorzi, non c'è rimbalzo, e cottura palla ancora Imola. Barbiero. Barbiero lotta con la gamba corta. Penetra Barbiero. Va in sottomano a realizzare Barbiero. Tredicesimo punto per Barbiero. E ora più 17 per Imola. Zorzi. Casicci per gamba corta. Ci sono difficoltà ad attaccare la difesa schierata della Fantimola. Prova ancora da tre gamba corta. Palla che va fuori. 2.39 al termine del primo tempo. Bortolon. Siamo all'attacco di Bortolon. Sempre braccato da Casicci, poi arriva Barbiero, Tulli, ma il tiro da due Tulli è corto stavolta, rimbalzo di gamba corta, spinge gamba corta, penetra gamba corta, va a subire la stoppata, gamba corta, recupera palla ancora Imola, Barbiero, chiuso e c'è fallo di gamba corta, primo fallo di gamba corta. Prepara a cambio l'opinione così come lo prepara anche Imola. Entra Gavagnin, esce Foiera, entra Scabini ed esce gamba corta. 2 minuti e 2 secondi al termine. 50-33 in favore della Fantimola. E Lunetta Barbiero. Va a segno il primo di Barbiero. Miglior marcatore della gara con 14 punti. Ancora Barbiero. Ancora segno. Quindicesimo punto e ora più 19 per la formazione di Imola. Casicci. Angolo per Scabini, ancora Casicci. Prova a penetrare Bonazzi. Va a sbagliare, ma c'era anche fallo. Da parte di Gavagnin, Bortolon sotto per canestro realizzato da Lorenzi. 14esimo punto per Lorenzi e ora più 21 per la formazione ospite. Casicci, Scabini, Bortolini, ancora fuori per Scabini, bomba di Scabini, c'è l'errore, Bonazzi controlla il rimbalzo, poi c'è fallo ammesso da Gavagnin, primo fallo. 1.17 al riposo, 54 Fantimola, 33 opinione Porto San Giorgio. In lunetta Roberto Tortolini. Primo libero per Tortolini, a segno. Nono punto per Tortolini. Ora segna Tortolini, decimo punto. Gavagnin. Bortolon. Seguiamo Bortolon. Prova a penetrare, riapre per Tulli, bomba di Tulli. Corto. Si batte rimbalzi, recupera Tortolini per Casicci, siamo entrati nell'ultimo minuto, l'angolo per Bonazzi, sotto ancora per Tortolini, riapre per Zorzi e c'è il fallo commesso da Lorenzi, secondo fallo per Lorenzi. Il lunetta dunque andrà Rico Zorzi. Il lunetta dunque Rico Zorzi, 48 secondi al riposo, 19 punti da recuperare per l'opinione Porto San Giorgio. Zorzi in lunetta. Assegno Zorzi, primo punto della gara, quasi dopo un tempo, da parte di Enrico Zorzi. Ancora Zorzi in lunetta.
A segno, secondo punto personale per Enrico Zorzi. Barbiero. Prova Barbiero a cercare ancora Bortolon. La penetra Barbiero. Va al tiro Barbiero in precario equilibrio, sbaglia. Si lotta rimbalzi, recupera l'opinione con Zorzi. Ultimo attacco per la San Giorgese. Casicci sotto per Tortolini. Quella per Casicci, pinge il tiro da tre, poi va da tre Casicci, a segno Casicci. Primi tre punti della gara per Casicci. Parziale ottimo, ora dell'opinione. Barbiero per l'ultima azione del primo tempo, prova Barbiero, c'è il fallo di Scabini. Quarto fallo di Bonazzi. Ilonetta Tulli per due tiri liberi. Assegno il primo di Tulli, 12 punti per lui, torna più 15 Imola. Ora assegno Tulli, va da centrocampo a provare Casicci. Finisce il primo tempo con un eloquente più 16 in favore della Fantimola. Vedremo cosa potrà succedere nel secondo tempo. Massimiliano, sono mancati forse Zorzi e Zonca, che potrebbero però tornare utili nel secondo tempo. Sicuramente, 16 punti è un divario non pronosticato alla vigilia, non pronosticabile. Adesso la San Giorgese si ritrova con questo grosso fardello sulle spalle e in 20 minuti dovrà recuperare 16 punti. Dovrà, come hai detto giustamente tu, avere l'apporto sia di Zorzi sia di Zonca. L'Imola è una squadra che gioca tutti sugli esterni e ha trovato in Barbiero il mattatore unico della partita, e con i tiri da tre a volte di Tulli, a volte di Lorenzi e di Bortolon. Tutto molto difficile comunque. Allora, ribadendo il parziale al termine dei primi 20 minuti, 56-40 in favore della Fantimola. Noi per il momento ci congediamo, dopo risentirci fra poco per il secondo tempo. Sica Imola è dal 1950 la concessionaria Iveco, veicoli industriali e Fiat Auto. Sica, oltre all'esperienza, mette a disposizione della clientela un fornitissimo magazzino con ricambi originali, due officine specializzate di cui una aperta anche il sabato mattina e 200 veicoli usati. Vieni alla Sica ad Imola in via Selice 17, vieni a provare i nuovi modelli della gamma Fiat e Iveco, dove personale specializzato sarà a tua disposizione per consigliarti e aiutarti a scegliere l'auto o il veicolo industriale che cercavi. La Sica in via Selice 17 ad Imola, nel ricordarti che potrai disporre di finanziamenti particolari e pagamenti rateali personalizzati, mette a tua disposizione il vasto parco dell'usato, dove puoi trovare tantissime occasioni. Vediamone alcune. Golf GTI anno 1990, 16 valvole, cerchi in lega, 3 porte, vetri elettrici, chiusura centralizzata. Uno Start Sport 5 porte anno 1994, 15.000 km, unico proprietario. È un'occasione Sica Fiat. Fiat Tempra SNSI. E siamo dunque al secondo tempo dell'incontro di basket, valevole come ultima giornata della seconda fase quanto riguarda il campionato di B1 tra
la Fantimola e l'Opinione Porto San Giorgio, e la Fanti è in vantaggio per 56-40, quindi un più 16 eloquente nei confronti della San Giorgese, che dopo un ottimo avvio è dovuto soccombere grazie alle ottime giocate da parte di Barbiero, Bortolon, dello stesso Lorenzi, anche Ritulli, che hanno percentuali davvero alte al tiro. Vedremo se gli uomini di Bruno e Palloni saranno capaci di ricucire lo strappo. Ci sono ancora 20 minuti per sperare, ma 16 punti sono davvero tanti. Si riprende dunque a giocare con questi quintetti nella formazione ospite con il numero 14 Foiera, poi vediamo Tulli, Bortolon, Lorenzi e Barbiero, San Giorgese con Bonazzi, Tortolini, Zonca, Zorzi e Scabini. Primo pallone per l'Opinione, ma l'arbitro dice che Tortolini è saltato prima, dunque tutto da rifare. Si riprende con la rimessa per Imola, con Barbiero. Libero per Tulli, palla nuovamente fuori. Rimessa per la formazione maglia rossa. Bortolon per Lorenzi, Lorenzi per Barbiero. Prova a giocare palla a Barbiero. Ora per Bortolon. Foiera molto fuori, un angolo ancora per Barbiero, 10 secondi per andare al tiro, 9, Bortolon andrà a concludere lui probabilmente, palla sotto per Foiera da 2, va a sbagliare, rimbalzo di Zorzi, Bonazzi, Scabini, chiamato lo schema da Claudio Scabini, in angolo per Zonca, esce Bonazzi, recupera, penetra. C'è fallo commesso da Bortolon su Bonazzi, primo fallo per Bortolon, primo fallo per Paolo Bortolon, dunque due tiri liberi per Ottavio Bonazzi. Siamo questi due tiri liberi per la guardia dell'Opinione Porto San Giorgio. Ma segno il primo di Bonazzi, che gioca con 4 falli a carico. Settimo punto per Bonazzi. Ancora Bonazzi in lunetta. Ancora segno Ottavio Bonazzi. Ottavo punto per lui. Torna a meno 14 l'Opinione Porto San Giorgio. Con Bortolon in cabina di regia per la Fantimola. Prova a penetrare. Si apre per Foiera. Perde palla Foiera. Si lotta per recuperarla, la recupera Barbiero. Riapre ancora per questo tentativo che va a segno da parte di Lorenzi. 16° punto per Lorenzi, miglior marcatore della gara. 58-42, Scabini. Per Zonca, ora Scabini in angolo per Bonazzi. Sotto per Zorzi. Chiuso Zorzi, penetra, va al tiro, va a sbagliare Zorzi. Rimbalzo controllato da Foiera. Per Barbiero, servizio per Bortolon che va a sbagliare, poi recupera gli stesso comunque il rimbalzo, va a sbagliare nuovamente Tortolini in questa palla. Scabini, Zorzi, penetra Zorzi, va al tiro, a segno Zorzi, ma c'è fallo in attacco, ha messo la Zonca, comunque canestro valido per Enrico Zorzi. Canestro valido per Zorzi, fallo per Johnny Zonca, secondo fallo. Si riprende a giocare con Barbiero per la rimessa in gioco, 18 minuti, 10 secondi al termine. Pressing dell'Opinione, Bonazzi gioca su Bortolon con 4 palli a carico, deve stare molto attento. Prova Bortolon a spingere per Lorenzi. Assegno Lorenzi, 18° punto per Lorenzi, torna più 16 la formazione della Fantimola. Scabini, Zorzi,
per Tortolini in post. Vedere Zorzi, prova Tortolini a riaprire per Bonazzi, bomba di Bonazzi, corta, si batte rimbalzi, recupera palla a Foiera per Barbiero. Controlla palla Barbiero. Uno contro uno con Scabini. Riapre poi per Tulli. Tulli penetra, c'è il fallo. Commesso da Tortolini. Primo fallo per Tortolini. E lunetta dunque va a Tulli. Finora ha realizzato 13 punti. Più 16 per la formazione allenata da Zappi. Ilonetta Tulli, il segno del primo di Tulli. 14° punto per Tulli, ancora un tiro libero per lui. 61-44, segno ancora Tulli. 62-44, ora più 18 per Imola. Zorzi per Zonca, palla fuori per Scabini, ancora per Zorzi, c'è il fallo commesso da Lorenzi, terzo fallo. Terzo fallo per Lorenzi. Rimessa in zona d'attacco per l'Opinione. Scabini, Zonca, sotto per Zorzi, palla fuori per Zonca. Riapre ancora per Scabini. Tortolini anticipato. Fallo commesso da Bortolon. Secondo fallo. Secondo fallo per Bortolon. Rimessa per la San Giorgese con Scabini. Tortolini. Va a sbagliare Tortolini. Rimbalzo di Foiera. Attacca ora Barbiero. Tulli. Ora per Foiera. C'è fallo. Fallo di Zorzi. Secondo fallo per Zorzi. E Lunetta Foiera. Esce Tortolini e rientra Compagnoni. Foiera e Lunetta. Corto il primo di Foiera. Ancora un tentativo per il pivot della formazione ospite. Corto anche il secondo, Zorzi per Scabini. A recuperare 18 punti per l'Opinione. Prova la bomba Scabini, va a segno Scabini. 10° punto per Scabini, prova Bortolon. Lorenzi da 3, a segno Lorenzi. 21 punti per Lorenzi. Magnifica dunque la bomba di Scabini. Zorzi, Bonazzi. Ora per Zorzi, va il tiro Zorzi, lo sbaglia, rimbalzo controllato da Lorenzi. Barbiero. Prova ancora Barbiero. Bortolon. La tre prova anche Tulli, sbaglia clamorosamente la conclusione, palla fuori. È rimessa in gioco per l'Opinione Porto San Giorgio. Rientra Tortolini, esce Zorzi, Bonazzi per Scabini, prova Scabini a dare inerzia alla gara, Bonazzi penetra, va a segno Bonazzi, 10° punto per Bonazzi, 65-65 Imola, 49 Opinione, Barbiero.
Prova ad attaccare Bortolone, rallenta molto la manovra a Fantimola. Prova a penetrare Bortolone. Oiera, Tulli. Dal tiro Tulli, va a segno Tulli, incredibile. Conclusione di Tulli. 17 punti per Tulli. Le distanze rimangono immutate. Scabini. C'è fallo commesso da Foiera. Terzo fallo per Foiera. Terzo fallo di Foiera. Rimessa per Lopegnone e Porto San Giorgio. Scabini. Per Bonazzi, ancora, scusate, per Compagnoni. Zonca. Bonazzi. Prova a penetrare Bonazzi, riapre per Scabini. Prova Scabini a servire Zonca. 10 secondi per andare al tiro, va Scabini da 3, sbaglia, si lotta rimbalzi, recupera Zonca. C'è fallo su Zonca e gli arbitri non fischiano. Dunque si riprende con Imola in possesso di palla. Barbiero. Penetra Barbiero. E dall'altra parte c'è fallo più canestro. Fallo commesso da Tortolini. Per Barbiero sono 17 punti, avrà anche il tiro aggiuntivo. In lunetta dunque Barbiero per il tiro aggiuntivo. 69-49 più 20 per Imola. Barbiero finora 17 punti al suo attivo. Va a segno. 18 punti per Barbiero, ora più 21 per la formazione ospite. Scabini, Zonca, Compagnoni, Scabini, sotto per Tortolini, Foiera, fallo, quarto fallo di Foiera. Entrambi i pivot di Zappi hanno 4 falli, potrebbe essere questa, Massimiliano, una chiave di volta della gara. No, è una magra consolazione, perché per recuperare ci vuole sicuramente una grossissima difesa e contropiede, utili da 3 punti. Non stiamo vedendo niente. Vediamo adesso, speriamo che Zonca e Zordi facciano qualcosa di buono. Sbaglia ancora Zonca, palla fuori, rimessa per la Fantimola. Si prepara ancora Casicci. Casicci sulla seggiola del cambio. Barbiero. Lorenzi ancora Barbiero. Palla sotto, recupera Zonca. Spinge Zonca il contropiede per Bonazzi. Forza il tiro Bonazzi, lo sbaglia. Rimbalzo del numero 10 Zanetti. E c'è fallo in attacco di Zonca. Terzo fallo di Zonca. Rientra in campo Casicci, esce Zonca, nell'opinione. Barbiero. Palla per Bortolone. Ancora Zanetti. Barbiero, Bortolone, palla in attacco di Tulli. Terzo fallo per Tulli. 12-52 al termine dell'incontro, più 21 per la formazione della Fantimola. Scabini per Casicci, ancora la Sangiorgese in attacco con Casicci. Bonazzi, Scabini, finge il tiro da 3, penetra Scabini. Va a sbagliare Scabini, però la rimessa è per l'opinione Porto San Giorgio. Rimessa in zona d'attacco per la formazione in maglia verde. Casicci. Bonazzi. Ancora per Scabini, sotto per Tortolini. Buon movimento di Tortolini, va al tiro, a segno Tortolini. 12° punto per Roberto Tortolini. Si riporta a meno 19 l'opinione Porto San Giorgio, 12-21 al termine. Bortolone. Un angolo ancora per questo tentativo di Lorenzi da 2.
va a sbagliare Lorenzi, si lotta rimbalzi, l'ultimo tocco è di Zanetti, rimessa per l'Opinione Porto San Giorgio. Scabini per Casicci. Compagnoni. Poi ancora per Scabini, la penetrazione di Scabini. Va a segno Scabini. 12° punto per Scabini. Barbiero. Bortolon. Prova Bortolon a penetrare, c'è fallo da parte di Scabini. Secondo fallo per Scabini. Rimesso in zona d'attacco per la Fantimola. Ed è Paolo Bortolon pronto a rimettere in gioco il pallone per la propria formazione. Barbiero. C'è l'anticipo di Bonazzi, ma la palla è fuori, rimessa per la Fantimola che prepara un altro cambio. Pronto ad entrare in campo col numero 6 Plazzi, esce a prendere fiato Bortolon. Proprio Plazzi che controlla il pallone per Barbiero. Ancora per Plazzi. Tulli. Plazzi in angolo per Barbiero, prova la bomba, c'è la stoppata. Rimessa per la Fantimola con 11 secondi per andare al tiro. Barbiero. Prova Lorenzi, l'inflazione di passi, giusta la decisione degli arbitri. 11-24 al termine, 17 punti da recuperare. Time out richiesto dalla coach Zappi. Massimiliano, partita tutta in salita con percentuali ancora altissime al tiro per Imola. Certamente, eravamo andati a riposo con 16 punti di svantaggio, adesso ne sono 17 e quasi trascorso metà secondo tempo e quindi rimane sempre meno tempo per cercare un recupero. E come detto prima, Zordi e Zonga non ci sono. In molta difficoltà in attacco per la San Giorgese, Barbiero è un play esperto che sta conducendo la gara al meglio, spinge quando deve spingere, rallenta 30 secondi quando c'è da rallentare. È tutto molto difficile, ma le speranze sono, più il tempo passa più le speranze si riducono. Si riprende dopo il time out, 11-24 al termine, più 17 per Imola. Casicci, Scabini. Casicci dopo aver ricevuto la Bonazzi, corre in angolo, Bonazzi prova la bomba, sbaglia, si lotta rimbalzi, recupera Imola con Lorenzi, Barbiero, Plazzi, sfondamento, il primo fallo per Plazzi. Si riprende con la rimessa in favore dell'Opinione Porto San Giorgio. Casicci, Scabini, prova a penetrare Scabini, va a segno in sottomano Scabini, 14° punto per lui, ora meno 15 per l'Opinione, 77-0-55, Plazzi, Tulli, ora per Plazzi, Lorenzi in angolo per Barbiero, ora per Plazzi. Prova a penetrare Tulli, lo scarico in frazione di passi, giusta la decisione degli arbitri, rimessa per l'Opinione Porto San Giorgio. 10 minuti e 33 secondi al termine, 15 punti da recuperare per la formazione di casa. Scabini. La
Angolo per Bonazzi, Casicci, ancora per Scabini, Tortolini, va al tiro frontale Tortolini, va a segno Tortolini, 14° punto per Tortolini e San Giorgese a meno 13. Barbiero, prova Tulli, è una bolgia ora, ancora Barbiero in angolo per Lorenzi, ancora per Barbiero, raddoppiato Barbiero, 9 secondi per andare al tiro, prova Barbiero, in controtempo sbaglia, rimbalzo comunque controllato da Zanetti, poi c'è il fallo, ha messo la Compagnoni, primo fallo per Compagnoni, rientra Bortolon, esce Tulli, Ilonetta, dovrebbe andare Zanetti, 9.49 al termine, Zanetti dunque in lunetta per questi tiri liberi, a segno il primo di Zanetti, terzo punto per Zanetti, ancora un tiro libero per Zanetti, ancora a segno Zanetti, quarto punto per lui, torna più 15 la Fantimola, 72-57, Casicci, un attacco della San Giorgese con Casicci, Bonazzi, penetra Bonazzi e c'è il fallo di Plazzi e poi anche quello di Zanetti, ma quello di Plazzi va a toccare quota 2, falli Plazzi sulla penetrazione di Bonazzi. Ilonetta, Ottavio Bonazzi, tre liberi dunque per Bonazzi, a segno il primo di Bonazzi, 11° punto per lui, ancora un tiro libero per Bonazzi, ancora a segno Bonazzi, 12° punto per Bonazzi, 72-59, 9.25 al termine, 13 punti da recuperare per l'Opinione, Barbiero in angolo per Plazzi, ancora per Barbiero, palla per Bortolon, la penetrazione, riapre ancora per Barbiero, va al tiro Barbiero, va a segno da due punti, Barbiero da due punti, 20° punto per Barbiero, riparte l'Opinione, Casicci, Compagnoni, palla per Scabini, bomba di Scabini, a segno la bomba di Scabini, 17° punto per Scabini, mentre rimane a terra Bortolon, fallo antisportivo, attenzione a Scabini, fallo antisportivo a Scabini, fallo antisportivo a Scabini, terzo fallo per Scabini, fallo antisportivo, se ne prenderà con in lunetta Imola, in lunetta dunque Bortolon, due tiri liberi più possesso di palla, a segno il primo di Bortolon, 9 punti per lui, ancora un tiro libero, 75-62, ora segno Bortolon, 10° punto, rimessa per Imola mentre si accendono un po' gli animi, rimessa per Imola dunque Bortolon, ora in palleggio, lo scarico fuori per Barbiero, ora per Bortolon, sono 14 punti di vantaggio per Imola, palla sotto per Zanetti, c'è fallo in attacco, quinto fallo, quinto fallo per Zanetti,
Rientra in campo Foiera che ha 4 falli a carico. San Giorgese dunque in possesso di palla con Scabini, 8:40 al termine. Casicci, Compagnoni, ancora per Scabini, palla sotto per Tortolini, va a sbagliare Tortolini, recupera in rimbalzo Lorenzi, subito per Barbiero, Bortolon. Pallone recuperato da Compagnoni, Scabini, spinge ora Scabini per l'Opinione, Casicci prova la bomba, non va, si lotta in rimbalzi, palla recuperata da Foiera, ancora per Bortolone, 8 minuti al termine, 14 punti da recuperare per l'Opinione, palla ancora per Bortolone, c'è chiusura, ancora per Barbiero, resto non valido. Si riprende con palla in mano per Imola. Bortolon, ancora Bortolon, gira palla ora Imola sulla difesa zona dell'Opinione. La sotto ancora, Foiera va a segno. Sesto punto per Foiera, torna più 16. Imola. Scabini, Casicci, Tortolini, Compagnoni, la penetrazione di Compagnoni ed è quarto fallo di Lorenzi, quarto fallo per Lorenzi, il lunetto Emilio Compagnoni. Lunetta dunque Compagnoni. Due tre liberi per Compagnoni. Assegno il primo di Emilio Compagnoni. Quinto punto per lui. Ancora un tiro libero per Compagnoni. 78-63. Sbaglia il secondo Compagnoni, rimbalzo controllato proprio da Lorenzi. Bortolon, Barbiero, ora per Bortolon. 7 minuti e 10 secondi al termine con 15 punti da recuperare. Palla ancora in angolo per Barbiero, sotto per Tulli. C'è un'infrazione però di 3 secondi. Foiera. A 7 minuti esatti, San Giorgese deve recuperare 15 punti. Casicci. Bonazzi. Ma la bomba Bonazzi, la sbaglia, rimbalzo di Bortolon. Sotto per Tulli il pallone. Poi addirittura viene recuperato da Foiera. Barbiero. Finge Tulli da 3, poi penetra. C'è sfondamento di Tulli. Quarto fallo anche per Tulli. Si riprende con la rimessa in favore dell'Opinione Porto San Giorgio che deve recuperare troppi punti a questo punto della gara. Vedremo comunque. Scabini. Va a sbagliare Scabini, rimbalzo catturato ancora da Bortolon. Bortolon per Barbiero, Lorenzi ancora Bortolon. Prova a penetrare Bortolon, riapre ancora per Lorenzi da 3. Va a segno Lorenzi da 3 punti. 24esimo punto per Lorenzi, miglior marcatore della gara. Casicci, prova la 3 Casicci, assegno anche Casicci. Sesto punto per Casicci, 5:47 al termine, 81-66. Bortolon. Riapre ancora per Lorenzi,
palla fuori per Tulli. C'è fallo commesso da Compagnoni. Secondo fallo per Compagnoni. Rimessa in gioco in favore, anzi due tiri liberi per Tulli. Doppio cambio, escono Bonazzi e Compagnoni, in campo Zorzi e Zonca. Il lunetta dunque Tulli per due tiri liberi. Vediamo Tulli. Assegno Tulli con il primo. 18 punti per Tulli. Sbaglia il secondo Tulli, Zorzi, Casicci, Scabini, prova la bomba Scabini, va a segno Scabini. Ventesimo punto per Scabini, 82 a 69. Cinque minuti, 18 secondi al termine, prova Bortoloni. Va a sbagliare Bortoloni, si lotta rimbalzi, palla fuori, rimessa Pignone. Casicci. Ma la bomba Casicci. Non va, si lotta rimbalzi, recupera palla Foiera. Foiera per Bortoloni, in angolo per Barbiero. Ora Barbiero in lotta con Scabini. Lorenzi, palla per Bortolon, 4.47 al termine, 13 punti da recuperare, fallo ora commesso da Casicci. Quarto fallo per Casicci. Ilonetta Bortolon. Assegno Bortolon. Undicesimo punto per Bortolon, ancora un tiro libero per lui, ora segno. Dodicesimo punto, Casicci. Zorzi. Sbaglia Zorzi per Zonca. Forse qui si spengono le speranze di poter rientrare in partita da parte dell'Opinione. Controlla molto bene Imola. Con Bortolone e Barbiero la gara. Foiera. Barbiero. Prova Tulli. Riapre ancora per Barbiero. Sotto per Bortolone. Assegno Bortolone. 14esimo punto per Bortolone. Torna ancora più 15. Formazione ospite. Zonca. Prova Scabini. Assegno Scabini. Ottima veramente la sua prova quest'oggi, poi va a commettere fallo su Bortolone. Scabini. Quarto fallo per Scabini, 3.54 al termine, più 15 per la formazione ospite. E con Bortolone lunetta per i tiri liberi. Ma segna il primo di Bortolone. Quindicesimo punto per lui, ora Bortolone in lunetta, ora segno, sedicesimo punto. 88 a 71, Scabini, palla ancora fuori, rimessa per Imola, Bortolone. Prova Bortolone ancora a penetrare, Foiera, va a realizzare, c'è anche fallo. Ottavo punto per Foiera. Fallo di Bonazzi. Quinto fallo per Bonazzi, primo giocatore, anzi il secondo giocatore a lasciare il campo per raggiunto limite di falli. Foiera in lunetta. Entra a gamba corta in campo. Quinto fallo per Bonazzi. Di lunetta dunque Foiera per il tiro aggiuntivo, 90-71.
La segna Faiera, non la punta per lui. Ora più 20 per Imola, 3.37 al termine. Scabini per Zorzi. Zonca. Zorzi. Va al tiro Zorzi, va a sbagliare. Alla fuori, rimessa per l'Opinione Porto San Giorgio. Sfolla deluso il pubblico delle Palasport San Giorgese. Gamba corta per Zonca, sotto per Zorzi, sotto ancora per Tortolini. C'è il fallo commesso da Foiera. Quinto fallo per Foiera. Quinto fallo per Foiera. Entra anche Vettore nella Fantimola. Sbaglia Tortolini. Secondo libero per Tortolini. Va a segno Tortolini. Quindicesimo punto per Tortolini. Portalon. Alla sotto per Tulli. Recupera Zonca. Gamba corta, Zorzi prova la bomba, la sbaglia, Tortolini a rimbalzo. C'è il fallo di Barbiero su Tortolini. Secondo fallo per Barbiero. Ilonetta a Tortolini. Va a segno Tortolini. Sono 16 punti per lui. Ancora un tiro libero per Tortolini. Sbaglia il secondo, rimbalzo controllato da Imola. Riparte Bortolon. Palla ancora controllata da Imola. Barbiero, 2.38 al termine. Più 18 per la formazione ospite, c'è fallo. Numero 5, gamba corta, secondo fallo. Fallo intanto di gamba corta, secondo fallo per lui. Di lunetta a Barbiero. Sbaglia il primo Barbiero. E ancora un altro sulla disposizione Barbiero. A segno con il secondo. 21 punti per lui. Gamba corta. Sbaglia gamba corta. Rimbalzo controllato ancora a Lorenzi. C'è fallo di Tortolini. Terzo fallo per Tortolini. Ilonetta va Lorenzi, miglior marcatore della gara con 24 punti, 6 bombe. Va a segno il primo di Lorenzi, 25esimo punto per lui. Ora a segno, 26esimo punto per Lorenzi. Scabini. Sbaglia Scabini. Zonca conquista il rimbalzo, va a sbagliare Zonca. Tortolini va a schiacciare, a segno Tortolini. 18 punti per Tortolini. 2 minuti esatti al termine, 94-75, c'è fallo di Zonca. Quarto fallo per Zonca. Il lunetta va il numero 11 Vettore. Vettore in lunetta. Assegno Vettore. Per un tiro libero per Vettore. Secondo libero assegno di Vettore. Scabini 96-75. Zorzi.
a realizzare Zorzi. Sesto punto per Zorzi. Renzi perde palla, ma quest'ultima termina fuori. C'è rimessa. Recupera palla Imola. Va a sbagliare ora Tulli, gamba corta. Prova da tre Zonca, va a segno, Zonca da tre punti. Sesto punto per Zonca, 96-80. Minuto e 20. Palla persa da Imola. Ora c'è time out. Un minuto e 18 secondi al termine. Similiano, un consuntivo di questa gara. La gara si è giocata nei primi minuti dopo la metà del primo tempo, quando la San Giorgese, già sotto di 5-6 punti, ha perso 3-4 palloni di seguito e Imola ha punito queste nefandezze della San Giorgese con i tiri pesanti. Il divario si è perso 10-12, è subentrata un po' di affanno, un po' di scoramento e l'Imola con delle percentuali buonissime al tiro nel primo tempo ha chiuso la partita. Nella ripresa la San Giorgese ha cercato di rimontare con una discreta difesa, ha subito 5-6 sfondamenti, però non riusciva a far canestro. E niente da dire sulla vittoria di Imola, che ha avuto in Lorenzi e in Barbiero i suoi uomini migliori. Per la San Giorgese ripetiamo ancora le mancanze di Zorzi e Zonca, che sono state molto gravi. Comunque sempre un campionato positivo per la San Giorgese, sappiamo tutti i problemi societari e questi ragazzi vanno sicuramente elogiati perché hanno portato a termine un campionato che non so quali altri atleti e professionisti avrebbero portato a termine. Un minuto, due secondi al termine, quinto fallo per Scabini, Bortoloni, Lunetta a segno. Suo 17° punto. Ora Bortolon. Ora segno, 18 punti per Bortolon. 98-82. Giampieri in campo. Tortolini. Canestro valido di Tortolini e fallo del numero 11 Bettore. Per Tortolini sono 20 punti. Il Lunetta Tortolini per il tiro aggiuntivo. Esce Lorenzi, miglior marcatore della gara con 26 punti. In campo torna Plazzi. Assegno ai Tortolini, 21 punti per lui. Plazzi per il numero 12, salvato. Seconda linea ora in campo per Imola. Ci sono sempre Barbiero e Bortoloni. Fallo antisportivo a Tortolini. Per Tortolini è quarto fallo. Plazzi in Lunetta. Plazzi in Lunetta, tutti fuori dalla linea dei tre punti. 40 secondi al termine. Assegno Plazzi, primo punto della gara per lui. Gli arbitri fermano il gioco, 40 secondi dal termine sul punteggio di 185. Ora Plazzi in possesso di palla. C'è fallo commesso da Zonca, quinto fallo. Entra in campo ora Mignini. Esce Tortolini. A segno il numero 11, Vettore, terzo punto per lui.
Sbaglia il secondo, Mignini rimbalzo per gamba corta. 30 secondi al termine. Roberto Mignini che recupera questo pallone, va al tiro, va a sbagliare Mignini, recupera il rimbalzo del numero 12, salvato Bortolon. Vettore. Ancora per Barbiero, si gioca al limite, 10 secondi al termine, 101-85. Recupera Giampieri, ultimo tiro di Giampieri, non va, finisce la gara. Vince la formazione della Fantimola per 101-85. Massimiliano, l'ultimo commento a questo campionato dell'Opinione. Come stavo accennando prima, sicuramente un campionato super positivo. La situazione societaria è quella che è. La San Giorgese si è giocata l'accesso ai playoff nell'ultima partita in casa. La steccata, pazienza, ma è sempre stata una stagione sicuramente esaltante per i ragazzi. Per la società un po' meno, speriamo nel futuro che si riescano a risolvere i problemi. Bene, andiamo a vedere i tabellini al termine della gara. Nell'Opinione Porto San Giorgio, Zorzi 9, Gambacorta 5, Compagnoni 5, Bonazzi 12, Tortolini 21, Casicci 6, Scabini 22, Zonca 6 punti. Nella Fantimola, Bortolon 18, Barbiero 21, Plazzi 2, Pulli 18, Lorenzi 26, Zanetti 4, Vettore 3, Foiera 9 punti. Guardando dunque il finale, 101 Fantimola, 85 Opinione Porto San Giorgio. Noi amici d'ascolto ci congediamo da voi. A risentirci alle prossime occasioni. Nell'area del mercatone